prima medaglia d'oro dello sci alpino italiano. Era tornata così Paoletta Magoni, la prima ragazza d'oro dello sci femminile italiano, su un jet privato come si conviene ai personaggi famosi, e convinzione il suo trionfo. Del resto, non era la prima volta che illustri sconosciuti assurgevano improvvisamente a fama mondiale. Perché non poteva succedere anche a lei? Come tanti, avrebbe dimostrato a posteriori la legittimità della sua non pronosticata affermazione. Quando è accaduto, deve aver creduto che giustizia era stata finalmente fatta. Sì, perché altrimenti non si spiega l'ostinazione di questa ragazza ventenne nell'allenarsi e nel perseguire quei risultati che sapeva essere alla sua portata. Non aveva mai vinto una gara di Coppa del Mondo, d'accordo, ma ormai stava entrando nella elite del discesismo mondiale grazie alla costanza, ai sacrifici suoi e della sua famiglia, alla ferma convinzione di essere fra le più brave. Una carica agonistica e psicologica notevoli che paradossalmente alcune volte l'avevano addirittura danneggiata, mandandola per le nevi, forse per eccesso di determinazione. Ma lei costruisce sempre con meticolosa pazienza la sua stagione. Quella passata, ad esempio, l'aveva vista subito con le prime a Bormio, sede dei prossimi mondiali, emergendo sia in gigante che in slalom. L'esempio dello slalomismo era in atto da tempo. Praticamente Paoletta ha percorso tutta la trafila necessaria per giungere in nazionale. Un curriculum fatto di tanti allori tricolori nelle tre specialità e in tutte le categorie che, man mano, la vedevano protagonista. Dai giochi della gioventù ai titoli italiani ragazzi allieve, al trofeo Saette, alle vittorie nei campionati nazionali juniores e persino nelle combinate. E ancora la Coppa Europa di gigante, il titolo mondiale giovani. Insomma, Paoletta Magoni ha vinto tutto quello che una discesista deve vincere per imporsi alla generale tensione, andare in nazionale ed essere convocata per le Olimpiadi e i campionati mondiali. E se va ai giochi non ci va certo per fare soltanto scena o comparsa, vuole andarci da protagonista. A Iorina ha vinto perché è stata più abile di tutte le altre, sia tatticamente che praticamente, adeguandosi alla perfezione alle condizioni di opportunità. Può darsi che ne abbia altre, che possa nuovamente sfruttare, come invece che possa fallire. Resta però il grande merito di non aver rubato nulla, di avere forse avuto la spudoratezza di bagnare il naso, lei, timida ma decisa ragazzina selvinese, alle più blasonate compagne di squadra. Le quali per oggigiorno non aspettano altro che un suo successo per festeggiare, per brindare ai futuri trionfi, per organizzare carovane variopinte e chiassose come quella da Selvino a Linate e ritorno nel febbraio scorso. Una spontanea ma efficace dimostrazione di come una popolazione, sindaco e autorità in testa, si avvicina ai suoi giovani protagonisti, li stimoli a far meglio, li coinvolga in attestazioni di stima e simpatia. La serata di rientro da Sarajevo sarà difficilmente dimenticata da Paoletta proprio per il calore e la sincerità con cui è stata attorniata. E lei, nonostante la stanchezza, sempre disponibile, pronta a sorridere e a interpretare immediatamente il suo nuovo ruolo di star, di ragazza applaudita e osannata da tutti. Fantasmagoria della notte selvinese, del rientro, deve aver...
Consider it.